io mi chiamo Celestino, sono un maestro. Secondo voi cosa insegno? Ci credete che sono un maestro? No, lei ha ragione, dice, no, non ho nemmeno l'aria. Vabbè, io sono un maestro, insegno a Torino, maestro di scuola elementare, di scuola primaria, e mi occupo proprio di quelle cose lì. E ho avuto la fortuna intanto di conoscere i nostri amici di Marina di Gioiosa e ho chiesto un piacere. Io ho detto, sentite, facciamo una cosa, visto che io ho lavorato tanto con voi, vorrei una mano d'aiuto, cioè al posto di insegnare a giocare ai bambini di Locri, mi aiutate e ognuno sceglierà un ruolo liberamente, come volete voi, e proviamo a capire com'è che funziona. Va bene? E impariamo le regole, ok? Allora, io inizierei così, proprio con Salvatore, perché sai, non si può fare un filmato televisione senza la telecamera, giusto? Allora Salvatore ci fa vedere delle cose, poi noi alziamo la manina e diciamo io voglio fare quello che fa Salvatore, e Salvatore poi ce lo spiega. Proviamo? Sì, vieni, Sasà. Io lo chiamavo così. Allora, macchina da presa, prego. Io faccio il valletto. Si tiene come i cinesi quando vanno in gita? No, spieghiamo. Si tiene con una mano sotto, col palmo della mano. Col palmo. E come mai non cade? Perché? Perché con l'altra mano. Con l'altra mano reggiamo il visore. Si chiama così. Va bene? Andiamo avanti. Proviamo con il tappo davanti. Guardate, si può riprendere? No. No, bravissima. E allora come si fa a stappare? Vai. Perfetto. Secondo voi sta riprendendo? Io non ci credo. Esatto. Poi come faccio a capire? Come si fa a capire se mi stanno riprendendo? Avanti, vediamo. Quando si riprende c'è un pochino rosso. Per esempio. Allora io farei una cosa. Vediamo se è vero. Mi aiuti Marti a staccare? Dobbiamo staccare questa. Collego quella. Allora. Sì. Benissimo. Prego. Ti aiuto un po', eh? Aspetta. Vogliamo vedere quello che fa Salvatore, per favore. Sta riprendendo? Sì. Chi sono quelli? Siamo noi. Siete sicuri? Sì. Perfetto. E secondo voi è una cosa difficile questa? Riprendere. Chi è che lo vuole fare? Dai, Marco. Allora, Marco è affidato a Salvatore. Vediamo come tu scegli una persona, un soggetto, Marco, e fai quello che si chiama un primo piano. Adesso ti spieghiamo anche che cos'è un primo piano. Salvatore, glielo vuoi dire? La fotografia. Voi già avete il cartellino a scuola quando fate le uscite? La carta d'identità ce l'hai? Comunque, la fotografia del nostro volto, del nostro viso, va bene? Quindi, proviamo, scegli un tuo amichetto o un cugino. L'hai già scelto? Benissimo. Avvicinati. Vai, 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 vai. Voi state seguendo quello che sta facendo Marco? Vai. Andrea, ancora primo piano. Via, via. Primo piano, ancora, ancora, ancora. Eccolo! Ma è un primo piano quello? Abbastanza, sì, sì, sì. E magari un po' dettagliato. Allora Marco, torniamo indietro. Ma scusami Salvatore, tu che sei un professionista, ma ogni volta dobbiamo andare verso le persone? No, non dire... No. E come si fa? C'è questa, una specie di levettina. Sì. Che con questo si può zoomare. Che significa zoomare? Avvicinare quello. Ti avvicini. L'abbiamo fatto prima. Non avvicino. Ti avvicini, ma sei fermo. Quindi si muove l'ottica, si dice così. Vediamo.
Oh, 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 non esageriamo. D'accordo? Va bene? È facile? Proviamo. È solo l'inizio. Chi altro vuole fare il cameraman? Siete in tantissimi. Chi sei io? Io. Gabriele. Gabriele. Proviamo con Gabriele. Vieni, Gabri. Dai. Tre cameraman. Me ne serve ancora un altro. Un'altra. No, 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 no. Un'altra. Come ti chiami? Costanza. Come? Costanza. No, è lei. È lei. Vieni. Senza zainetto, Costanza. Qui non rubano nulla. Ok. Allora, adesso mentre noi facciamo altro, Salvatore, Marco, Gabriele e Costanza si occupano di fare le riprese. Noi non vi diciamo nulla, va bene? Il tutor si chiama Salvatore, che potete chiamare come, come ti chiamano gli amici? Sa? Sa. Sa. Ok, bene. Voi vi occupate di imparare. Faglielo vedere, Marco, fai vedere a Costanza com'è che si fa lo zoom. Allora, secondo voi finisce tutto lì? Solo il no. Cos'altro vogliamo fare? A te piace fare l'intervistatrice? Vieni. Ma sei sicura? Sì. Bisogna parlare inglese, francese e come? Allora, prova a fare un'intervista, a chiedere qualcosa. Come ti chiami? Davide. Dai, vieni Davide. Via. Sei pronta? L'intervistatrice lo sai che fa questo lavoro, no? Sì. Sì, vai, prego. Ok. Aspetta, aspetta, oh, c'è il cameraman. Siamo in televisione, lo vuoi capire? Ma ci serve. Oh. Dai, sei pronta? Via. Sì. Sì. Ce l'hai la fidanzata. No. No, va bene. Ti piace andare a scuola? Ti piace andare a scuola? Così così. Ecco, va bene, così così. Allora, nell'intervista si dice chi sono? Va bene, ciao, io sono, dici chi sei, e poi fai una... Sì. Io sono Chiara. Attenta che se fai il balletto, dai. So. Ma chi parli? È lì. Dai, via. Allora, io sono Chiara. Vorrei chiederti, vorrei farti qualche domanda. Sei d'accordo? Sì. Dai. Ti faccio qualche domanda, sì. Insomma. Ti faccio. Bravo. Bene. Sì, sì, ma adesso per fare l'intervistatrice. Sì, certo, ma certo. Perché c'è qualcosa, dobbiamo imparare. Francesca, sì. Quali sono gli errori che certo. Voi avete imparato a non tipici. Fare più? Dai, venite così intanto facciamo anche altre cose. Allora. Allora aspetta che traduco Salvatore. Salvatore dice dobbiamo assicurarci di riprendere sia l'intervistatore, l'intervistatrice, sia l'intervistato. Ok Marco, quindi cosa fai tu? Riprendi prima, mi ricordo il tuo nome. Chiara. Chiara, senza micro. Chiara e poi, va bene? Dai. Allora, suggerite qualche domanda. Come fai? Perché sei venuto qui? Perché mi piace vedere come riprendono le altre persone, cosa fanno, i loro ruoli. Ok. Quanti libri leggi in un anno? Non è una domanda, non è una bella domanda. Questa è violazione della privacy. Allora siete veramente bravissimi. Marco, vuoi far provare anche Costanza? Proviamo. Allora, altro passaggio. Secondo voi, quando si va in giro a fare delle interviste, noi avremo la LIM, il radiomicrofono, l'amplificazione? Secondo te sì? Partiamo con due macchine? Oppure ci sono altri mezzi? Chi lo dice di voi? Chi faceva il fonico? Prego.
E chi era microfonista? Se c'è un microfonista, se no avete voglia di farlo voi? Uno dei due, non avete voglia, per carità. Allora, lo faccio io. Allora, il fonico l'ha già detto prima. Il fonico ha questo ruolo. Indossa le cuffie. E basta? No, no, lo dice lui. No. E cos'è che fa? Devo collegare poi il microfono per poi iniziare a registrare. Allora, collega questo filo, che è quello della cuffia, al naso, giusto? Ah, non ho sbagliato, all'orecchio. No, al registratore. Andrea, vieni che così ci aiuti. Così facciamo vedere anche da Andrea. Allora, questo è il registratore. Ti ricordi come funziona? Sì. Allora, osservate bene. Nel frattempo voi fai provare anche Gabriele. Perfetto. Funziona? Allora, fai fare l'esperienza. Controlla l'audio. Si sente quello che stiamo facendo? Lo senti bene? Fai vedere. Ancora no. Aspetta, eh. Ma ha proprio ragione. Proprio ragione. Le cuffie si mettono dall'altra parte. Complimenti. C'era il coso delle cuffie. C'era l'immagine simbolo, delle cuffie. L'immagine delle cuffie, cosa vuoi fare? Perfetto, lei è una regista, non è una. Ok, allora ci sei? Ci senti? Sì, facciamo provare ad Andrea, mi sembra il minimo. Dai. Com'è? Ci stai sentendo? Piano o forte? Forte o fortissimo? Forte. Ti piace? Vuoi mantenere questo ruolo di controllo? Non ti piace? No. Chi è che vuole provare il... Ma tu lo sai già fare. Dai, vieni. Come ti chiami? Dai, Vale. Poi mi dici cosa vuoi fare. Allora. Prova. Sì? Si sente bene? Sì. Io adesso non uso il microfono. Guarda. Dobbiamo inventarci qualche altra cosa. Al lavoro, Vale, prego. Ti ricordi il nome di questo attrezzo? Vieni qui. Come si chiama? Ma voi state riprendendo? Sì, mi auguro. Gabri, mi raccomando, eh. Stiamo documentando tutto. Sto vedendo io da qua. Sì. Ma come faccio a sapere che mi stai riprendendo? Guarda, state vedendo voi stessi? È evidente, ha ragione. Allora, Vale, che si fa? Come si chiama quest'asta? Boom. Dillo. Si chiama asta boom. Adesso reggimi il microfono. Ed è un'asta telescopica che usa il microfonista. Guardate che roba. Telescopica significa che la puoi allungare, ma proprio tanto tanto, eh. Basta, fine. Sì. È un'arma, questa è un'arma pericolosissima. Allora, secondo voi cosa posso fare con quest'arma, oltre che far cadere i fichi e cos'altro potrei fare? Le olive. Che ne sai tu, sapientina? Chi te l'ha detto? Nessuno. Ah, beh, allora è vero. Bravissima, brava. Si fa proprio così, eh? Si attacca. Hai voglia di venire? Vieni qui. Ah, tipo, questa è l'asta dove si mette tu, il tu fai le interviste o fai il tecnico dell'asta? Non so perché so queste cose. Allora. Non la so neanche io, figura di te. Allora, così. E... cioè loro sono sempre una sorpresa. Allora, e poi si avvicina alla bocca della persona distante, va bene? Senti bene adesso? Sicuro? Aspetta, adesso? Di meno? Cosa manca? Celestino, a questo punto mettiamogliela in bocca.
Ma no, non è possibile. Dobbiamo connettere, collegare il microfono al registratore. Adesso vediamo se Valerio sei tu. Ti chiami Valerio? Sì. Che c'è il microfono. Proviamo, prego. Questo lo devi fare tu poi, eh. Guarda come fa. Aspetta, eh. Fino a questo momento non cambia nulla. Dico bene? Bisogna proprio guardarlo con gli occhi. Certo, con gli occhi guardo. No, proprio guardarlo nei minimi dettagli. Dettagli. Sei fortissima, fattelo dire. Sei simpaticissima. E allora, aspettate che io mi sono ingarbugliato, ma ce la possiamo fare. Un genio, è difficile. Proprio, è molto difficile. Ci vuole Einstein. Ma si tiene qua. Si tiene qua. Adesso facciamo tutto. Allora, sì, io non sono bravo. Chi mi aiuta qui a sbrogliare la matassa? Grazie, Vane. Ma no, così. Dai, tu tieni una cima. Eccoli. Dai, può anche bastare, dai, può anche bastare. Allora, dove vai? Che cosa succede? Se provo a parlare lui, già guardatelo. Lo inquadrate un momento. Chi è che sta inquadrando? Inquadrate Vale. Parla. Gabriele? Inquadra Valerio. Valerio è lui. Devi parlare. Sì. Parla. Aspetta, eh. Signore col microfono parlo. Allora, ma adesso il trucco è mettilo in alto. Ci allontaniamo, poi state lì, eh? Così, ferma lì, tu vieni qui. Ok, quindi siamo lontani da voi. E non mi ricordo il tuo nome. Davide, prova a rispondere alle domande. Vieni. E tu le fai senza questo microfono. Via. No, non devi metterti così. È lei che fa il microfonista. Ti aiuto, eh. Guarda come si fa. Guarda. Ah, la so però. Lo sai? Bene. Allora, via. Lei non è la supero, eh. Così. Allora, via, domanda. Ti piace andare a scuola? Ma non gliel'abbiamo già detto. Vabbè, glielo richiediamo che non l'ho sentito bene. Un'altra domanda, fa un'altra domanda. Gabriele, è qui l'intervista. Ah, ecco. Dai, via. Senza così. Guarda lui. Via. Ciao. 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 Mi chiamo? Mi chiamo Chiara e ti farò delle domande. Come sentite bene? Si sente bene? Ok. E adesso? Bene, allora risposta di vai. Ma non devi fare così, devi guardare lei. Non dovete occuparvi del microfono. Via, Chiara ti ha fatto la domanda. Via, rifai la domanda. Ciao, ciao, mi chiamo Chiara e ti farò delle domande. E quali domande vuoi nel senso artistico? Scegli la domanda, chiedimi, esatto, fatti una domanda, fatti una risposta. Allora, ti piace andare a scuola? Via. Ti piace andare a scuola? Così così. Ecco, ma non c'è bisogno di fare così così, va bene? Ok, allora, ti stai specializzando? Sì. Sì. Adesso ti facciamo vedere un trucco, guarda, la nostra microfonista. Giriamo, così il filo non dà fastidio, lo tieni anche qui. C'è qualcuno di voi che vuole provare a fare il microfonista? O la microfonista? Vuoi provare? Vieni, lasciali lo zainetto. Ok. È un po' sì, un po' sì. Va bene. Allora, io adesso ho bisogno di una persona che dovrà coordinare tutto il gruppo, altrimenti non si capisce niente. Allora, la persona si chiama regista. C'è qualcuno che
sa cos'è il regista, chi è il regista e che cosa fa. Microfono. Sì. È una persona, già una cosa, è una persona. Allora, il regista è quello che dice: signori, in posizione, via, prego. Tu devi fare l'intervista, aspetta, tu non glielo dare in testa. Ok, non si guarda il microfono, prego. Silenzio. No. Silenzio. Ma non c'è silenzio. Guarda, osserva. Eh già. Poi, guardate tutti Salvatore. Motore. Partito. Via. Partito. Partito. Chuck in campo. Un Chuck ci serve. Vieni. Osservate un po' come fa il nostro amico. Dove si mette il Chuck? Vicino alla telecamera. Tra la telecamera e il soggetto che noi dobbiamo riprendere. Tu stai già dando spiegazioni. Aspetta un secondo, oh. Chiara. Aspetta lì. Allora. Oh, bisogna vedere il Chuck. Va bene, Chuck in campo. Può farlo anche in questo modo. Aspetta, aspetta. Allora, ricapitoliamo. Mi serve una regista. Vieni, come ti chiami? Emma. Allora, fallo insieme a me. Silenzio. C'è silenzio? Sì. Di nuovo, silenzio. Sì. No, devi chiederlo tu il silenzio. Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Ecco. Però il regista è una persona che comunque ha il comando della situazione. Quindi, silenzio, per favore, la signorina Chiara, gentilmente. Grazie. Motore. Partito. Perché dice partito? Perché adesso proviamo noi a registrare. Fai vedere come si registra. Col pulsante rosso. Solo una volta. Stai registrando? E come fai a capire che stai registrando? Perfetto. C'è scritto REC. Chuck in campo. Diciamo così. Modi, scena 1, take 1. Poi spieghiamo cosa vuol dire. Vai. Oh, lo devi dire, ti sei dimenticato. Modi, scena 1, take 1. Allora, scena 1 significa che stiamo registrando in questo momento. Sapete cos'è una scena? È come il verbo, è un'azione che si svolge nello stesso luogo e nello stesso tempo. Quindi siamo nello stesso luogo, il tempo è questo, va bene? Scena 1. Appena cambia o il luogo o il tempo, cambia la scena. Facciamo poi una prova. Allora, di nuovo, silenzio. Dov'è? Silenzio. 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 Ah, silenzio. Sì, motore. 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 Partito. Partito. Jack in campo. Ricorda tutto, bravissimo. No, modo 1. Modi. È il luogo dove siamo noi, si chiama Modi. Oh, allora, quell'osservazione è giusta, Luisa. Non le tue maniche che tengono quella cosa, non mi ricordo come si chiama. È la Chuck. Quindi lui, secondo me, se ho capito bene, deve far vedere solo il Chuck, non tutta la persona. Dico bene? Sì. Ma lo sapevi già da prima? L'ha visto in un cartone, però è giusto, d'accordo? Rifacciamo. Silenzio. Motore. Partito. Chuck in campo. Senza dire niente. Vabbè. Ok. Allora, stop! Il regista, e lei la regista, ha detto stop.
secondo voi perché? Ancora prima di iniziare. Cos'è che non va bene? Mi piace l'idea. Allora aspetta, aspetta, valutiamo le criticità. Vai. Cos'è che non va bene? Sì, hai detto non va bene. Sono d'accordo con te, perché non va bene? Perché il check-in non ha detto dove siamo. Non ha detto né luogo né tempo, niente, giusto? E poi c'è un altro problema, Gabriele. Scusa, il microfonista si deve vedere o no? No. No. Quindi cosa fa il microfonista? Sta attento a non farsi vedere. Né microfonista né microfono. Infatti era lui che si è messo. Volevi dirlo, immagino. Dai. Ok, riprendiamo di nuovo. Ma si vede. Regista. Silenzio. Motore. C'è chi in campo. Ma si può dire partito senza registrare? Sì o no? No, quindi devo stare molto attento a dire partito, però mi devo sincerare. Devo... certo, deve partire. Ma secondo voi il fonico registrerà? Perché finora non l'abbiamo proprio considerato. Né... Il fonico, secondo voi, registra la voce? Chi è che lo aiuta? Viene ad aiutarlo. Cosa si fa quando, noi diciamo partito? Si preme, si clicca sul tasto REC, che è questo rosso, va bene? Via. Partiamo di nuovo. Silenzio. Motore. Partito. Jack in campo. Modi scena 1, take 1. Scena 1, take 1. Azione. Azione. Allora, io sono Chiara e oggi farò un'intervista. Iniziamo. Come ti chiami? No. È lui che viene verso di te. Tu devi stare rilassato. Tu parla con lei. Davide. Ma si vede lui nelle riprese? Sì. Gabriele? Sì. Perché lui si è messo davanti. Quindi io direi che bisogna fare stop. Che dici? Allora, vediamo non so le cose. Chi vuole provare ancora a fare il microfonista? Non si fa stop. No, vieni, Andrea. Allora, Andrea, vieni anche tu, non ti abbiamo detto che non sei bravo, non ti abbiamo detto come fare, ti sei già ingrabugliato. Fatelo insieme. Allora, prova a farlo io il microfonista, guardate. Via. Regista, prego. Silenzio. Motore. Partito. Jack in campo. Manda la ripresa, per favore. Subito, dai. Jack in campo. Modi, scena 1, tech 1. Azione. Io sono Chiara Vestito e farò un'intervista. Parli con lui, non con noi. Farò un'intervista. Iniziamo. Come ti chiami? Davide. Ma non devi guardare il microfono, mi parla con lei. Davide. Mare o montagna? Mare. Piscina o mare? Mare. Film o serie TV? Film. Bene, chiamiamolo stop.